Buonasera Carla, buonasera. Ecco qua Carla Lucarelli, abbiamo parlato, ho parlato proprio, non so se tu hai ascoltato. Sì, hai ascoltato, e ho raccontato, perché te l'avevo promesso che gliel'avrei detto, no? Mi hai detto di a Ricky Tognazzi che quella è la storia mia, è la storia di, in qualche modo, di mio figlio, della mia famiglia. A me, in parte, ovviamente. In parte, a me viene la pelle d'oca, Carla, a dirle queste cose. Carla, sento dei brividi. Sono Paolo D'Arcangelo. Allora, quel soggetto, ciao, quel soggetto, Simona Izzo con Ricky Tognazzi lo hanno scritto dopo che nel 2002, pensa, nel 2002, quasi 10 anni fa, Simona Izzo in treno incontra e fa conoscenza con una mamma che portava il suo piccino al Bambin Gesù a Roma, no? E allora questa mamma racconta a Simona Izzo la sua storia, il bambino malato di leucemia, perché evidentemente aveva respirato fumi di un impianto siderurgico. Non, Simona Izzo non dice se quella mamma veniva da Taranto o veniva da qualsiasi altra parte, dice doveva poi tornare in Calabria perché aveva altri figli. Ecco, è chiaro che vi riconoscete in questa storia, quanti genitori tarantini hanno dovuto accompagnare facendo questi viaggi della speranza a Roma per portare i loro bambini al Bambin Gesù. Il tuo Giorgio dove è stato ricoverato? Giorgio era in cura a Milano. E la cosa che mi ha scioccato già del trailer è stato l'inizio, quando si vede la bambina che entra in acqua. E Giorgio faceva piscina, all'età della scoperta del tumore 12 anni, cioè, poi ovviamente sappiamo benissimo che la fase dell'adolescenza è una fase delicata e che accade molti bambini, però ovviamente siamo in poche come mamme che ci siamo esposte. Questa forma di lotta non è semplice e molti non la fanno perché purtroppo, oltre a dover lottare con le istituzioni, ci si ritrova a stare ancora di più sotto gli occhi di tutti. E non è semplice, perché comunque uno vorrebbe vivere il proprio dolore in silenzio, però esiste questo riscatto di rabbia che ti fa dire la situazione deve cambiare, ho altri figli, li devo difendere, figli miei come figli degli altri. Quindi questa voglia di rivendicazione ti porta anche a dover subire attacchi da altre persone, cioè c'è chi dice che ti vuoi mettere in mostra, c'è chi ti dice che ti vuoi candidare, tutte le cose più assurde, solo perché hai deciso di non rimanere in silenzio e di rivendicare in tutti i modi il diritto alla vita. Quindi è una situazione che non è semplice da affrontare, non è facile portare avanti una lotta, non è facile dire sì, io da oggi in poi trascuro tantissime di quelle cose mie personali per portare la voce delle mamme, anche di chi non riesce a parlare o di chi preferisce vivere in silenzio, insomma, il dolore che... No. Credetemi, Carla, che la questo purtroppo... No, ma noi ti crediamo, Carla. Senti, Carla, purtroppo questo è un paese, non solo Taranto, la Puglia, questo paese, l'Italia, è un paese strano. Mi senti, Carla? Sì. Perfetto, questo è un paese strano dove si scende in piazza a manifestare perché ci hanno privato della libertà, perché per questa scusa, dicono loro, del Covid non ci fate più uscire, se ci tenete costretti nelle nostre abitazioni. La gente scende in piazza e la gente, quella stessa gente, protesta se magari un emittente, un giornalista dà la notizia prima che venga che poi le misure di restrizioni entrano in vigore e si scatena un putiferio. Poi questa gente, questa stessa gente, di fronte a queste tragedie, qual è la tragedia dell'Ilva, tace, è muta. Ecco perché tu non devi mai, Carla, perdere la forza e il coraggio di gridare a gran voce. Questa che è la vera emergenza. Non perderò mai, perché sinceramente non accetto che nessuno mi dica di stare in silenzio. Mi hanno accusato di fare
epistemologie del lutto, mi hanno accusato di tante cose, minacce velate di non dire che era il tumore di Giorgio è correlato alla diossina. Ho veramente subito tante, tante di cose, anche attacchi dal fuoco amico, come si usa dire, però non mi fermo, io porto avanti la mia lotta, anche perché in tanti modi, ogni qualvolta che ho l'opportunità di dare voce, faccio capire al resto dell'Italia che il problema non è solo ed esclusivamente di Taranto. Questa logica deve finire, perché tutto ciò che viene prodotto dalle emissioni di quella fabbrica vola fino a 400 km, inquina le falde acquifere, inquina di tutto e di più, entra nella catena alimentare. Quindi anche chi sta a chilometri di distanza deve capire che si può ritrovare nel proprio piatto, nel piatto dei propri figli, la diossina di Taranto. Perché Assolutamente sì. sono provato Carla, una domanda scientificamente. che voglio fare prima a te, poi Un la attimo, farò. non sento più. Dicevo, mi Non senti ti ora? sento, un attimo solo. Provo un attimo a scollegarmi e Va bene, ricollegarmi. va bene. La chiedo.